Se ti stai chiedendo che cosa vedere a Holsten o se ti stai chiedendo che cos'è Holsten, bene, questo è il video che fa per te. Holsten è il capoluogo del voivodato della Varmia Masuria. Ci troviamo nel nord-est della Polonia e sebbene non sia tra le città più importanti del paese, è sicuramente una meta che vale la pena tenere in considerazione per un weekend nel periodo estivo. In questo video, in compagnia di tre amici, ti porto alla scoperta di Holsten. Ne scoprirai il centro storico, le attività da fare nei laghi, come Copernico è collegato alla città, dove e cosa mangiare e, perché no, anche dove fare un po' di festa la sera. Rischio già di perdere il treno per Holsten. Dai, guardate intanto che outfit. Con le calze di Bitcoin. Non perdiamo tempo. Siamo arrivati a Holsten. Intanto una cosa carina che vi voglio raccontare è che, guardate, il treno ha fatto ritardo e sul treno ci hanno regalato una bottiglietta di succo o acqua, quindi è una cosa molto carina. Trenitalia fallirebbe, penso. Primo impatto, città molto 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 carina, e questa via centrale così mi ha ricordato un po' Danzica, non so come mai, però con l'arco, l'ingresso così e tutte le casette colorate. L'entrata è da dietro il palazzo, ci saranno due porte, scegli quella più vicina al fiume. La caccia al tesoro veramente, tutta di legno. Bellina la casa. Classico di Holsten, il posto più importante, Pjalnia. Nasdrovje! Prosit! Abbiamo fatto un primo giretto nel centro storico di Holsten, che devo dire è piccolino però molto molto carino. Abbiamo mangiato qualcosina, bevuto i primi sciottini di vodka così per ambientarci un po'. Poi domani andremo anche a visitare qualcosina, non è che siamo venuti qua solo a fare festa. Ad esempio scopriremo il perché Holsten è collegata a Niccolò Copernico. Abbiamo già visto qualche segnale qui e lì per la città, se ci avete fatto caso. E ora ci siamo lavati e andiamo a vedere un po' la vita notturna di Holsten. Ma chi è che canta di là? Forse è meglio a morire. Ma mentre una canzone vecchia faceva così. Se ti piace come è stato realizzato questo video è anche grazie ai corsi che sto seguendo della Travel Film School, la prima piattaforma di corsi online per diventare filmmaker di viaggio e documentarista. Al suo interno puoi scegliere tra veri e propri percorsi professionali e corsi più brevi e settoriali. Visita il sito tramite il link che trovi in descrizione per vedere le ultime novità e tutti i prezzi aggiornati. Buongiorno! Oggi, dopo la serata pazza di ieri sera, iniziamo a visitare un po' meglio Holsten. Stiamo andando a visitare il castello, che è
tra gli edifici più antichi della città risale al XIV secolo, che poi è l'anno in cui fu fondata Holstein con il nome di Hallestein. Riguardo a questo castello c'è una curiosità, una particolarità, perché allora ad oggi dentro il castello vi è il museo di Varmia e Masuria. Originariamente però questo castello apparteneva al capitolo della diocesi di Varmia ed era protetto inizialmente dai cavalieri dell'ordine teutonico. Poi successivamente, quando Holstein passò al regno di Polonia, la protezione del castello cambiò molte volte fino ad arrivare nel 1516 a... Nel 1516 Niccolò Copernico ricevette l'incarico di amministratore dei beni capitolari nella provincia di Holstein e passò nel castello ben 5 anni. Per 4 persone. Quindi a testa con te? 26. 26. Vabbè, 26. Ma cos'è sta scultura, Daniele? Allora, in pratica, questo tipo di scultura, questo tipo di arte è la tipica, è il tipico stile che si trova nei villaggi polacchi, che ricorda anche molto le icone della religione ortodossa. Guardandoci intorno possiamo notare che questo è un tipico castello da difesa con le finestre a sesto acuto e le torri di guardia che guardano intorno all'area circostante. Inoltre a questo bisogna aggiungere che a difesa di questo castello c'era il validissimo corpo dei cavalieri teutonici, che comunque sono stati per anni l'incubo dei campi di battaglia. Si diceva che ovunque passassero loro i nemici scappassero. Copernico con il castello si interessò di questioni di catasto, fisco, giustizia e partecipò anche alla difesa di Holstein durante la guerra polacco-teutonica, quando i cavalieri dell'ordine teutonico hanno cercato di riprendersi Holstein, ma soprattutto portò avanti la sua attività scientifica, cui fece diverse osservazioni importanti e sono raccolti in questo museo alcuni degli strumenti che Copernico ha utilizzato in quegli anni. O che dite del museo? Lo consigliereste? Interessante, sì. Interessante, dai, carino. Allora, non so se sia vero o meno quello che ha detto, no, ma sono vere queste informazioni che trovate? Sì, ma basta conoscere un pochino di storia medievale, di arte della guerra, queste cose qui. Ora ci arrampichiamo sulla torre qui. Bella ripida qua, è la scala. Dopo la sua esperienza qui nel castello di Holstein, Copernico tornò a Fromborg, dove visse e lavorò come canonico e morì lì nel 43 e venne poi seppellito nella cattedrale della città. Se volete sapere di più su Copernico vi rimando al video di Torun, lì viene parlato meglio, perché Torun è la città in cui è nato Niccolò Copernico. Abbiamo visitato la casa natale e scopriamo tante curiosità, vi lascio il link in descrizione. E adesso l'ultima cosa che vi dico riguardante Copernico è che praticamente ci hanno detto che non possiamo lasciare Holstein senza aver toccato il naso di Copernico. Questo è il ristorante polacco numero uno a Holstein. Andiamo a controllarlo. Andiamo a verificarlo. Allora, questo che vedete è lo smalets, in pratica si tratta di lardo di maiale condito con dei pezzi di carne all'interno un pochino più solidi, che si serve con il cetriolo sotto aceto in acido. Allora, questa qua, nonostante sia una delle pietanze che fa più ingrassare sulla faccia del pianeta, è una delle cose più buone. Se passate per la Polonia e non mangiate questo, è meglio non venirci. La vostra. Allora, qui abbiamo un altro piatto tipico polacco, mezza papera con patate e barbabietola. Qui invece abbiamo una trota, una tipica trota polacca, con delle pallette di purè, di patate.
e carotine. Io invece ho preso un altro pesce tipico polacco, che però non so il nome, come si chiama? Lucio Perca. Come si chiama il ristorante? D'Andrea. D'Andrea, mi raccomando, passate qui a Holstein. La cucina italiana? Sì, sì, sì. Cucina italiana, Marco. Sulla fiducia diciamo che è buona. Adesso apriamo il prosecco prima. Beh, qui sicuramente trovate il prosecco più buono della Polonia, perché io vengo da Valdobbiana, quindi... No, sì, non che sarebbe uno pure uno dei più buoni d'Italia, sì, mettiamola così, diciamo. Salute. Gli italiani ne vengono tanti? Beh, finché li fermo così, sì. Andrea ci ha fermato, ci ha offerto del prosecco, buonissimo. Di elevatissima qualità. Elevatissima qualità, il ristorante sembra molto buono. Pure fa perché pesce, uno dei pochi che fa il pesce, fa in pesce Polonia, fresco. Ve lo consiglierei, anche se non l'abbiamo provato. Lui è molto molto simpatico, diciamo, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti anche. Grande Andrea, grazie. E allora, dopo questa bella mangiata, siccome è uscito anche il sole miracolosamente, ne approfittiamo, andiamo a rilassarci un po' nella natura, perché nei confini di Holstein si trovano 11 laghi e oltre 1800 ettari di bosco, quindi di natura ce n'è. E nello specifico adesso andiamo nella Plaja Miejska, ovvero la spiaggia cittadina, che si trova lungo il lago Ukiel. La verità, questo posto è davvero una figata. Là c'è la spiaggia con un sacco di gente che si prende il sole, gente che si fa il bagno. Di qua vedi tutte le barchette molto molto carine, tutto intorno verde, atmosfera bellissima. Mi ha sorpreso, non me l'aspettavo così bello. E allora, con questo sfondo meraviglioso, vi do il saluto da Holstein, città che mi ha davvero sorpreso e assolutamente consigliata per un weekend, perché un gioiellino tra il centro storico, la vita notturna, la spiaggia, meravigliosa. Qui, come avete visto, c'è già una playlist con tutti gli altri video che ho fatto sulla Polonia. Potete continuare a esplorare questa meravigliosa nazione, magari visitando la foresta di Białowieża. Qui c'è un altro video, lasciatevi ispirare, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video.